TV Talk. Giancarlo Magalli e la battuta su Barbara D'Urso che Giancarlo Magalli sia uno dei grandi talenti della conduzione è un dato di fatto. Peccato che la Rai lo costringa da anni a condurre I Fatti Vostri, lo storico programma di RAI2 che, invece di lasciar respirare la sua ficcante ironia, lo costringe in una piazza dove quasi tutto è al suo posto ormai da decenni. Nella puntata di TV Talk andata in onda oggi su RAI3 si è parlato di reality show e soprattutto di Grande Fratello. Il programma condotto da Barbara D'Urso, arrivato alla sua terza puntata, continua ad avere successo a causa di un esecrabile episodio di violenza verbale ai danni di Aidan Zar. Il conduttore dei Fatti Vostri ha scherzato dicendo che chiedere a lui del GF è come chiedere a una pecora un'opinione sugli arrosticini. Ma Giancarlo Magalli non si è limitato a smontare il reality show, ma ha anche fatto una battuta davvero divertente su Barbara D'Urso. Il riferimento è alla postura utilizzata durante la sfuriata ai concorrenti del Grande Fratello, e in particolare a Baio Dame, che per questo è stato squalificato immediatamente. I nomination vi sono a idanizzare Luigi Favoloso, e soltanto la prossima settimana si scoprirà il verdetto del pubblico. Giancarlo Magalli su Barbara D'Urso. Stare attenta al faro della luce, che Barbara D'Urso non è famosa solo per essere una brava conduttrice che ha sempre dimostrato di avere il pugno di ferro, ma anche per via delle sue famose luci che la illuminano a pomeriggio 5 e domenica Live, e le restituiscono tutta la sua bellezza di splendida 60enne. Invidiabile la sua forza di volontà che le permette di condurre ben 3 programmi con lucidità mentale e attenzione ai dettagli. A TV Talk anche Enrica Bonaccorti, che manca alla TV italiana come l'aria, ha confermato la bravura della D'Urso nonostante non ami il genere di TV in cui sguazza. Ma è stato Giancarlo Magalli a chiudere lo spazio dedicato ai reality show con una simpatica battuta su Barbara D'Urso e l'abitudine di avere puntate su di sé le luci miracolose di cui ha fatto tesoro anche la collega / rivale Federica Panicucci. Il conduttore dei Fatti Vostri, inoltre, ha commentato anche l'intervento della D'Urso durante la terza puntata del Grande Fratello dicendo che costruire il tutto per poi lamentarsene è una furbata.